Buongiorno ragazzi, oggi è domenica, io sto registrando storta, o no? Sì. No. Allora ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo vlogmas numero 10 e 11, perché ieri non ho registrato ragazzi, ero stanca, e volevo dirvi che oggi è domenica, sto andando al lavoro, fa abbastanza freddo e c'è anche vento. Qui la neve ci ha detto solo ciao, nel senso che ha buttato due fiocchi e poi basta più. Invece vedo dagli altri posti che la neve anche in Italia ce n'è abbastanza. Comunque sono solo io in giro e qualche gatto. E comunque si vede che è domenica, si vede che le persone stanno riposando. Io ho sbagliato, potevo prendere la bicicletta, ma sono abituata ad andare a piedi e quindi ormai sono uscita e pazienza, me la faccio a piedi. E niente, sto andando a lavoro, ho solo 2 ore da fare oggi, devo solo controllare il primo piano e il piano quello e che, diciamo. E niente, andate a cercare qua l'altro che sta passando. Fare freddo, fa freddo e niente. Poi comunque questi giorni non ho registrato perché ero veramente stanca e poi sto preparando il video, quello del matrimonio, quello personalizzato, che dura più di 35 minuti e lo sto preparando perché andremo poi al compleanno della nipotina, quindi voglio fare vedere almeno qualcosa a loro che non sono venuti. E niente, io adesso vado perché il braccio mi sta stancando. Come vedete è buio, ma sono le 6 di mattina, 6:10, 6:15. E niente, anche questa settimana è volata, cioè l'ultima settimana, infatti ci sarà l'ultima settimana di scuola, l'ultima settimana di asilo e l'ultima settimana di lavoro per mio marito. Invece per me le settimane continuano. E niente ragazzi, che dirvi, io vi mando un saluto adesso e ci vediamo dopo quando finisco. Buongiorno ragazzi, scusate se non ho registrato in questi vlogmas numero 10, 11 e 12, mi sembra, o 12, 11 e 12, comunque andrò a vedere. Mi sto assaporando il mio tiramisù, fatto con l'acqua, scusate. Allora, chiudo la finestra perché così almeno facciamo due chiacchiere. Sono da sola, il piccolino all'asilo, finalmente è iniziata un'altra settimana, è tornato all'asilo, io ho iniziato a lavorare di nuovo. Questi giorni sono stata un po' impegnata, un po' di qua, un po' di là, ma ce l'abbiamo fatta, eccomi di nuovo qua.
fatto un po' di pulizia, quella proprio veloce veloce, dove proprio passa la suocera, come si dice da noi. Nel frattempo adesso finisco, faccio una doccia e vado a prendere Piccolino all'asilo. Oh, sono stanca, veramente stanca, mamma mia. C'è tanto da fare, ma più che altro tanto da correre. Comunque il lavoro sta andando molto molto bene. Preferisco queste ore perché comunque sono di mattina, pomeriggio sono più libera, la sera posso cucinare andare avanti così. Tanto fra una settimana, cioè c'è tutta questa settimana e l'altra metà fino a giovedì che si va ovviamente a scuola, dopodiché vacanza. Perché ci sono le ferie natalizie. Qui i casi crescono ogni giorno di più. Io non so sinceramente cosa faranno. L'unica cosa che so è che quelli che devono farsi terza dose stanno andando a rimbalza. Una signora mi ha detto che forse hanno intenzione di fare anche la quarta dose, quindi da vedere un attimo. Io sinceramente non ci sto capendo veramente più niente. Adesso giorno 29 andremo a fare una seconda dose a mio figlio, quello più grande. Così in caso che di partenza, eccetera, eccetera, può partire tranquillamente. Senza tanti problemi, ecco. Comunque, si spera il meglio. Io sinceramente, boh. Comunque, nevicare non penso proprio, che penso di nevicare qua. Ho visto negli altri posti qui in Germania che nevica, qui l'unico posto dove non nevica. Noi siamo più a sud, quindi probabilmente la temperatura è diversa. Comunque, io adesso finisco il mio tiramisù. Sto buono. Questo è il mio pranzo, ovviamente. Vado a indocciarmi e poi vado a prendere Piccolino. Ovviamente vi porto con me. Il tempo corre immediatamente, ragazzi. Sto andando a prendere Piccolino all'asilo. Speriamo tutto bene. Speriamo che non attacchi altri virus, perché veramente non ne posso più. Fa 2 giorni all'asilo e 1 settimana a casa. Però comunque la settimana prossima lo tengo lo stesso a casa perché tanto ci sarà anche il papà, quindi freddino medio, non fa tanto freddo oggi, però vabbè, si sa già. E niente, ho parlato
Adesso un po' con giù, la famiglia giù, è tutto bene e niente. E manderanno il pacco, arriverà settimana prossima, quindi vi farò poi il video, un video vlog, mas il pacco della Sicilia. E niente, adesso mi rilascio che continuo a camminare e ci sentiamo dopo. Buongiorno ragazzi! Allora, la mamma stava scherzando, però non stava scherzando, e qui stiamo facendo un nuovo video e ci siamo comprati una nuova casa. Ci possiamo comprare più bene. Nuova casa ci compriamo. Comunque, noi stiamo camminando perché camminare fa bene. Già è le 2 circa, dammi la mano, grazie. Butta lì. No, non si butta quello. Stiamo camminando, sta piovigginando, ma sta nevischiando. Quindi cade poco a poco la neve. Oggi è martedì, siamo appena io dal lavoro e lui dall'asilo e niente, stiamo camminando e stiamo facendo una bella passeggiata. Andiamo da mamma. E una casa sì. Vecchia. E se è pieno di lacrime. Ragazzi, lo so, devo andare dal parrucchiere, non decifratemi, devo anche lavare i capelli. Comunque, stavo dicendo, questi giorni non ho proprio avuto voglia, tempo e voglia di registrare, quindi visto che adesso oggi siamo fuori, facciamo una passeggiata, stiamo andando dove già avrete già visto un miliardo di volte. Sono passata a Penny, così almeno sono già a posto. E niente, oggi c'è nuvolo proprio di neve, proprio, ma freddo no. E niente, adesso camminiamo e poi io comunque mi dispiace se non ho registrato un granché, ma vi do questi spezzettoni, vi metto il vlogmas sia del giorno di 11, 12, 13 e oggi è 14, quindi anche 14, e fatemelo valere perché veramente non ho avuto proprio tempo. Comunque domani si inizia con un altro vlogmas, dai. Quindi io vi saluto, vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video vlogmas. Ciao.